Una pietra miliare nella storia del design del brand Kia, unica, particolare, distintiva e accattivante. Sono queste le caratteristiche salienti del compatto crossover Soul che torna ora per conquistare nuovamente il pubblico italiano e non solo, in una veste ancor più contemporanea. Noi non ce lo siamo lasciati sfuggire ovviamente e quindi abbiamo colto l'occasione per volare in Sicilia e per la precisione nell'incantevole Sciacca. Ecco le immagini e le nostre prime impressioni. Dal 2008 a oggi nel mondo ne sono state vendute oltre 700.000 unità. Ora Kia Soul ritorna con la sua seconda rivoluzionaria generazione. Nuovo il pianale, nuovi i contenuti tecnologici e nuove anche le motorizzazioni. Una cosa sola non cambia, l'originalità. La Soul del 2014 rimane infatti una vettura anticonvenzionale, destinata a un pubblico giovane nell'età o nel carattere. Il design dalle forme squadrate continua a essere il suo tratto distintivo, nonché il suo punto di forza, ma questa volta le forme si sono ammorbidite e gli angoli smussati. I cambiamenti principali riguardano il lato B, dove i gruppi ottici sono stati armonicamente integrati con il portellone e i montanti posteriori. Lunga 4 metri e 14 centimetri, anche nella seconda generazione, Soul garantisce grande abitabilità di bordo. Gli interni sono stati completamente riprogettati e, nonostante un pollice verso per una seduta di guida un po' rigida, i rivestimenti bicolore, le nuove casse degli altoparlanti di forma circolare e il tablet da 8 pollici integrato nella plancia ne fanno una vettura fortemente contemporanea ed estremamente silenziosa. Grande spazio è riservato alla personalizzazione. Sebbene di serie sia previsto un unico ricco allestimento che comprende cerchi in lega da 18 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, Bluetooth e radio MP3 con comandi al volante, è possibile comporre la Soul dei propri sogni con tre specifici pacchetti. Design Your Soul per personalizzare i dettagli estetici, Feel Your Soul per chi non rinuncia ai dettagli tecnologici e Care Your Soul per una sicurezza ai vertici. Semplice e concreta l'offerta dei propulsori, che entro fine anno si arricchirà anche di un'esclusiva versione full electric. Abbiamo due motorizzazioni fin dall'inizio, quindi fin dall'inizio del lancio, che sono un 1.6 CRDI da 128 cavalli, a cui viene abbinato un motore benzina sempre 1.6 e a stretto giro di ruota, quindi penso nell'arco di un mese e mezzo, due, sarà disponibile un 1.6 GDI a GPL, ma entro fine dell'anno arriverà anche la Soul full electric. Full elettriche che alza ancora di più l'asticella per quanto riguarda la tecnologia all'interno del brand Kia, perché